Stati Uniti d'America, Canada e Polonia andranno alla scoperta dell'enogastronomia regionale con l'evento Discovering Abruzzo, organizzato da Assocamere Estero, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, in collaborazione con le Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso d'Italia e il Dipartimento Agricoltura e con il coordinamento di Agenzia Sviluppo. Per 3 giorni, dal 9 all'11 maggio, 20 acquirenti professionali, i cosiddetti buyers, provenienti da Stati Uniti, Canada e Polonia, incroceranno la loro domanda con l'offerta di 81 aziende abruzzesi nel padiglione Becci del porto turistico Marina di Pescara, come spiega Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Noi insieme all'assessorato dell'agricoltura della regione, la Camera di Commercio del Gran Sasso, stiamo gestendo questa operazione di promozione del nostro territorio verso paesi sicuramente molto interessati al nostro territorio. È un'occasione da fare con intelligenza, perché noi dobbiamo mettere al vivo le eccellenze nostre, che sono tante, e è il momento che lo facciamo vedere al mondo e speriamo che sicuramente avremo dei risultati. L'evento fa parte del progetto True Italian Taste, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano, come dichiarato da Emanuele Imprudente, assessore regionale all'agricoltura. È un progetto di grande collaborazione che ormai abbiamo instaurato insieme alla Camera di Commercio Chieti Pescara, alla Camera di Commercio Gran Sasso, un lavoro sinergico che stiamo facendo per rappresentare l'Abruzzo nel mondo e portare il mondo in Abruzzo. Il progetto su cui stiamo costruendo le basi per far sì che l'internazionalizzazione sia un'opportunità vera. Questi 3 giorni saranno una nuova occasione per far conoscere l'Abruzzo, perché visiteranno anche i territori. Cosa c'è di forte dentro questa iniziativa che si sta costruendo nell'internazionalizzazione complessiva? Uno, la sinergia tra enti, il coordinamento delle azioni, la promozione del territorio, il volano qual è? L'agri-food, che ha un potere di comunicazione enorme e unico, perché enorme e unico sono le nostre aziende e del nostro territorio. In 3 giorni è previsto un programma di 371 incontri e un viaggio esperienziale riservato al mondo delle birre artigianali, prodotto particolarmente ricercato dai consumatori dei 3 paesi coinvolti. Marco Mocellin, buyer americano, spiega come incrociare domanda e offerta e quali sono le nuove sfide del mercato internazionale. Negli Stati Uniti diciamo che c'è necessità di prodotti classici, che possono appunto essere i sottoli, che vanno molto. Però diciamo c'è una richiesta di molti prodotti, e anche l'importanza di trovare qualcosa di nuovo. Cosa importante è trovare un qualcosa che sia italiano ma si abbini col gusto americano, perché l'errore principale è quello di cercare di portare il made in Italy e di imporlo, quando invece ti devi adeguare alle tendenze, ai trend locali. Le città delle coste sono ovviamente già erudite, hanno già una clientela multietnica, quindi i prodotti italiani vanno per la maggiore. La nuova frontiera oggi negli Stati Uniti è il Midwest, quindi stati più interni che sono molto più difficili, anche perché è una popolazione tipicamente rurale che ancora non ha questa apertura, e lì è la nuova frontiera, diciamo, per il Made in Italy italiano.